Bentornati nel mio canale. Oggi siamo qui per fare una nuova ricettina con esubero di lievito madre. Se non avete ben chiaro che cos'è l'esubero, vi invito a guardare il video che ho già postato, che vi metto qui sopra e in info box, dove spiego per filo e per segno che cos'è l'esubero e come si utilizza. Questo che ho fra le mie mani è un esubero di ieri sera. Infatti ieri sera ho rinfrescato il mio lievito, ma alla fine ho cambiato idea, non l'ho più utilizzato, sono passate più di 14 ore, quindi non è più in forza per essere usato come lievito madre attivo e quindi posso utilizzarlo come esubero di lievito madre con altre ricette. Se voi avete guardato il video, se mi conoscete, sapete che io di solito non utilizzo l'esubero per fare ricette che richiedono una grande lievitazione, ma lo uso per fare ricette se secche. Che non richiedono appunto una grande spinta in lievitazione. Se però l'esubero è molto fresco come questo, infatti l'ho rinfrescato ieri sera, possiamo azzardare qualche ricettina che richiede sì un pochino di lievitazione. Oggi faremo dei panini all'olio appunto con esubero. È una ricetta perfetta per smaltirlo, comodissima. Infatti, anche se non ho intenzione di utilizzarli oggi, nel mio caso, per esempio, li surgelerò. Quindi andrò a fare tutti questi panini all'olio. Una volta cotti, li farò raffreddare e poi li metterò nel surgelatore. Quindi è comodissima questa ricetta per smaltire il vostro esubero, anche se non vi serve niente al momento. Credo di aver parlato abbastanza, quindi partiamo con la ricetta. Prendiamo una ciotola e mettiamo al suo interno l'esubero a pezzi, così come faccio io. Vedete, è ancora bello spugnoso, quindi è sì esubero, però è un esubero fresco. Io vi sconsiglio di fare questa ricetta con un esubero che abbia più di 2 o 3 giorni, ok? Cercate di utilizzare un esubero non troppo vecchio, perché comunque ci serve un pochettino di lievitazione quest'oggi. Non stiamo facendo dei crackers, ecco, per capirci. Quindi deve poter lievitare, quindi deve essere comunque un po' fresco. Va bene quello del giorno prima o al massimo di 2 giorni prima, ma non di più, ok? Facciamolo a pezzi, quindi in una ciotola. Ce ne occorrono 200 g di esubero. Qui aggiungiamo 320 g di acqua, 2 cucchiaini di zucchero, 2 cucchiaini di zucchero. E poi andiamo a sciogliere per bene il nostro esubero con le mani. L'acqua a temperatura ambiente, mi raccomando, non mettetela fredda di frigo. Sciogliamolo finché non si formeranno quelle bollicine nell'acqua che ci indicheranno che è partita, che sta un po' partendo la lievitazione. Quando il lievito sarà sciolto, aggiungiamo 600 g di farina. Scegliete la farina che preferite. Io ho inserito 100 g di semola rimacinata di grano duro con proteine 12 e 5 e poi 500 g di farina ai 5 cereali Molino Rossetto. Con proteine, che qualcuno me lo chiede sempre, proteine 10.2. Ok, cominciate ad impastare. Potete utilizzare la farina che più vi piace per questa ricetta. Come sapete, io amo le farine integrali, le farine ai cereali per avere una maggiore spinta aromatica e anche di sapore. Quindi cerco sempre di utilizzare il farro, la farina integrale oppure appunto questi mix di cereali, perché secondo me conferiscono ai nostri impasti, ai nostri panificati, davvero un sapore eccezionale. Cercate di scegliere sempre farine macinate a pietra, di grano italiano, di buona qualità. Non vale la pena fare tutto questo lavoro con delle farinacce, come dico sempre, quindi pensiamo al gusto e pensiamo alla nostra salute, scegliendo delle buone farine. Andiamo ad impastare. Avendo utilizzato delle farine ai cereali, guardate quanta acqua hanno assorbito, è un po' secco l'impasto, quindi aggiungo un pochettino di acqua per farlo ammorbidire ancora un pochino. Continuiamo ad impastare fino a rendere il composto liscio, omogeneo ed elastico. Arrivati a questo punto, quando quindi inizia a prendere corda, vedete? Aggiungiamo l'olio e il sale. Adesso che l'impasto ha preso corda, aggiungiamo 1 cucchiaino di sale, 60 g di olio evo e continuiamo ad impastare, piano piano, senza far perdere la corda. Andiamo a far incorporare l'olio e il sale al nostro impasto. Continuate a lavorarlo, mi raccomando, prima in ciotola e poi sul piano di lavoro. Una volta finito l'impasto, lo rimettiamo nella ciotola unta e lo lasciamo coperto riposare per 20 minuti.
Finito il tempo di riposo, facciamo un giro di pieghe a 3. Se volete vedere un video esteso su come si fanno queste pieghe a 3, ve lo metto qui sopra e in info box. Mettiamo un filo di semola sul piano di lavoro e cominciamo. Quindi allarghiamo leggermente l'impasto con le mani. Ok. Aiutatevi con un tarocco se è molto appiccicoso, forse nel mio caso non serve neppure, e andiamo a fare le pieghe. Ok. Ecco qua. Adesso giriamo l'impasto, lo andiamo a pirlare. Ok. E lo andiamo ad inserire in una ciotola che avremo preparato nel frattempo, una ciotola dai bordi dritti che avremo preparato con un filo appena di olio extravergine di oliva. Andiamo a riporre all'interno il nostro impasto, segniamo l'altezza con... io lo schiaccio leggermente per capire bene l'altezza quando lo metto nella ciotola di solito, così segno con un elastico il livello del nostro impasto, copriamolo. Se la ciotola ha un coperchio potete usarlo, così non sprechiamo plastica, altrimenti lo potete coprire con la pellicola. Ok, e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. Mi raccomando, segnate bene il livello con un elastico così potrete capire quando è che raddoppia. Ok, lo lasciamo raddoppiare a temperatura ambiente se siamo in estate, oppure coperto un po' al calduccio se siamo in inverno. Ok, ci vediamo quando l'impasto sarà raddoppiato. Eccomi tornata. Allora, l'impasto è raddoppiato, ve lo faccio vedere, eccolo qua, bellissimo. Bello, bello. Adesso andiamo a formare i nostri panini. Per prima cosa prepariamo due teglie e copriamole con carta forno compostabile, così appena avremo preparato i nostri panini avremo subito pronto il posto dove andarli ad appoggiare. Dopodiché mettiamo un po' di semola sul piano di lavoro, rovesciamo il nostro impasto, facciamolo staccare da solo, eccolo qua, e dividiamolo a metà perché faremo due teglie di panini, quindi procediamo prima con una metà e poi con l'altra. Quindi io con un tarocco o con un coltello, insomma, come vi trovate più comodi, dividiamolo a metà. Visto che è appena lievitato, noi non vogliamo rovinare tutte le bollicine e gli alveoli, vero? Quindi facciamo questa operazione molto molto delicatamente. Ecco qua. Guardate le bolle che ci sono. Io non voglio assolutamente rovinare queste belle bolle. Ok. Allora, metà impasto lo farò dando una forma normale, sferica, e farò tanti paninetti all'olio rotondi. Invece l'altra metà, adesso poi vi farò vedere come li formo, comunque farò dei panini all'olio più lunghi. Allora, ovviamente dipende da voi quanto volete fare grandi questi panini. Io farò quelli rotondi un po' più piccolini e quelli all'olio un po' più grandi. Allora, metà impasto l'ho diviso in 8 pezzi. Su ciascun pezzo facciamo quello che vi faccio vedere adesso. Allora, prendiamo un pezzo di impasto. Lo schiacciamo delicatamente perché non voglio sgonfiare le bolle, soltanto appena appena aprirlo perché farò una piccola piccola piega a 3 su ogni pezzetto. Quindi guardate, lo piego prima di qua, poi lo piego di là e poi lo chiudo al centro e lo giro. Adesso lo vado a pirlare. Ok, lo vado a pirlare delicatamente per non sgonfiarlo e lo vado a mettere sulla teglia. Ok, ripeto l'operazione su un altro pezzo così ve la faccio vedere. Allora, prendiamo un pezzo di impasto, schiacciamolo molto delicatamente con le dita, cercando di non rovinare le bolle. Ok, andiamo a fare una piega a 3. Quindi 1, 2 e 3, poi giriamo l'impasto e lo andiamo a pirlare in questo modo, chiudendo nella parte sotto tutte le nostre pieghe. Oppla, un po' appiccicoso. Ok. Profuma tantissimo questa farina, è una delle mie preferite.
Poi prendiamo delicatamente l'impasto e lo andiamo ad appoggiare sulla teglia. Ok, i primi 8 panini all'olio rotondi sono formati, adesso andiamo a formare quelli più lunghi, quindi mettiamo da parte questa teglia e prendiamo l'altra. Allora, prendiamo l'impasto. Questa volta dividiamolo invece in 4 parti, li faremo un pochettino più grandi, quelli lunghi. Ok, ciascun pezzo lo facciamo come vi faccio vedere adesso. Allora, per i pezzi lunghi procediamo come vi mostro. Innanzitutto mettiamo un po' di semola sotto, stendiamolo un po' con i polpastrelli e facciamo una leggera piega a tre. Una e due, ok? Adesso lo andiamo a stendere, prima con i polpastrelli. Ok, assicuriamoci sempre che non sia troppo incollato al fondo e poi ci aiutiamo un po' con un mattarello. Andiamo a tirare una sfoglia. Senza rovinare troppo le bolle che si sono create durante la lievitazione, quindi stendiamolo piano, ok? Senza schiacciarlo troppo, solo per stenderlo appunto. Se si appiccica aggiungiamo poca, poca farina e andiamolo a stendere. Dobbiamo arrivare a fargli assumere una bella forma ovale, un pochettino allungata. Piano piano, con la nostra pazienza, quella che abbiamo acquisito lavorando il lievito madre per tutto questo tempo, vero? Ci vuole tanta pazienza. Ok. Dopo averlo steso bene, lo andiamo ad arrotolare su se stesso. Allora, io prima lo stacco dal fondo, eccolo qui, e poi inizio ad arrotolare. Arrotolate e schiacciate bene. Arrotolate e sigillate bene. In questo modo. Qui dove c'è la chiusura lo mettete sotto e lo appoggiate sulla teglia in questo modo. Adesso che sono pronti, mettiamo anche questi panini nel forno con la lucina accesa a fare la loro seconda lievitazione. Occorreranno all'incirca 1 ora e mezza o 2. Si dovranno gonfiare di nuovo. Siamo pronti per la cottura. Dopo aver fatto anche questa seconda lievitazione, possiamo infornare i nostri panini. Sono cresciuti tantissimo. Adesso accendiamo il forno in modalità statica a 180, calore sopra sotto, e procediamo con una piccola farcitura per renderli ancora più belli. Io ho deciso, quelli più grandi, di spennellarli soltanto con del latte che ho lasciato a temperatura ambiente per non andare a creare un piccolo shock termico, poverino, a questi panini. Quindi questi grandi li spennello soltanto con del latte. Questi più piccoli invece ho deciso prima di spennellarli con il latte e poi una volta passato il latte metto sulla superficie dei piccoli semini per renderli ancora più carini. Dei semini di papavero per esempio, eccoli qui. Dei semini di sesamo. Sesamo bianco e sesamo nero, così saranno divertenti, tutti diversi. E poi dei semini di lino. Il latte ci aiuta anche a far rimanere attaccati questi semini. Ok, appena saranno pronti andiamo ad infornarli all'incirca per un quarto d'ora, 20 minuti a 180 gradi, calore sopra sotto, in forno statico. Come vi dico sempre, controllate il vostro forno perché non sono tutti uguali, quindi assicuratevi che siano ben cotti ma che non sia bruciata la parte sotto. Quindi andiamoli ad infornare, appena tiriamo fuori questa teglia, infiliamo la seconda. Ecco i nostri bellissimi panini appena usciti dal forno. Scottano, ma ve li faccio vedere da vicino. Questo qui, questi sono quelli lunghi e questi sono quelli rotondi. Sono belli morbidi. Uppla, scotta. Ok, prima di tagliarli, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Come sempre, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale e se volete venite su Facebook nel mio gruppo Lievito Madre Consigli e Ricette. Così potrete pubblicare le vostre ricettine, le vostre foto e potete farmi tutte le domande, tutte le richieste di cui avete bisogno. Anche se non sarò io a rispondere, ci sono persone lì anche più esperte di me che potranno aiutarvi. Adesso vi saluto, mi raccomando, continuate a guardare il video fino in fondo perché adesso li taglio appena saranno freddi e vi farò vedere come sono all'interno. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima ricetta. Ciao ciao a tutti!